poi non li facevi pure tu i tarocchi? Io ce li avevo, ma quando mai? Ma se leggevi le carte che sembravano il telegiornale del giorno dopo. Dai, dai, fammele pure a me. No, non se ne parla proprio. Questa è una cosa che non la voglio sentire più nominare. Il futuro è una cosa che... Insomma, il futuro non si predice. Punto e basta. Se hai bisogno di qualcosa, non devi fare altro che chiedermelo, eh? Sul serio? Sul serio? Qualunque cosa? Qualunque cosa. Oh no, via libera! Ma comunque adesso dobbiamo pensare al tuo matrimonio, no? Allora, sei emozionata? Ma quanto zio Raffaele. Pensa che a Patrizio invece di cantargli la ninna nanna gli fischietta la marcia nuziale. Nelle more dispone che il minore, Nicolin Reca Poggi, venga affidato alla tutela della madre signora Giulia Cozzolino. Si dispone inoltre, con effetto immediato, assegnarsi la dimora coniugale alla signora Cozzolino, che vi risiederà con il minore. Questo è quanto. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. Sole ancora ci sarà. Senti, Renato. Aspetta, lasciami spiegare. Perché non ti risparmi il fiato per le prossime udienze? Io non avrei voluto che finisse così. Io avrei voluto una separazione consensuale con l'affidamento congiunto di Nico. Io invece pensavo che perlomeno tu fossi una persona corretta, integra. Invece adesso ho capito benissimo quello che sei. Ma sei tu che hai cominciato questa guerra. Che cosa dovevo fare? Lasciarti campo libero? Comportarti in modo leale. Nico aveva espresso il desiderio di stare con me. Sì, ma io sono la madre. E allora tu che sei la madre, spiegaglielo tu a tuo figlio il perché noi non possiamo più stare insieme. Scusate, io capisco che la vostra è una situazione difficile, però pure voi dovete capire me. Io qua non ci vivo da solo. Ma perciò io e nonno saremo più riconoscenti per questo. Sì, vabbè, ma forse non mi sono spiegato. Qua non vivo da solo. Vabbè, tu capisci, intanto bene di Dio, non c'è sta la parabolica. E noi come ce li vediamo gli europei? Gli europei sono a giugno. Ma tanto sì. E poi c'è azzecca la parabola. Allora cosa dicevamo? Che stavamo dicendo delle belle cose. Però sto dicendo che io qua non vivo da solo, capito? Barbarella, ma è mai possibile? Questo non c'ha nemmeno un idromassaggio. E questa gente è possibile, che è? Ma stiamo frisci, stiamo... Ah, è un po' esigente, ma tu non ci fai caso. Allora cosa mi dicevi? Dicevo che esistono condizioni logistiche che non consentono un insediamento, ecco. E questo è il video che vengono qui la gente di Posillipo, sì. Annuse, annuse. Aceto! A rischio di prendersi una acidosi epatica. E come campate qua? È un intenditore di vini. Ma tu non ci fare caso, dai, continua. Una parola. Dicevamo? Che in questa benedetta casa io non ci abito da solo, capito? Scusa un attimo. Pronto, pronto, casa Posillipo. Con chi volete parlare? Sono Lidia, potrei parlare con Guido? Ah, aspettate un momento. Salvatore, è per te, io. È una certa Lidia. Pronto, Lidia? Ma chi mi ha risposto? Sembrava una voce conosciuta. No, è che era il tecnico del telefono. Abbiamo avuto un guasto, però adesso l'abbiamo risolto, Ah, batuffolone, ma lo sai che mi sei mancato. Anche tu. Beh, visto che abbiamo gli stessi pensieri, che dici se vengo a pranzo da te? A pranzo? Va benissimo. Cioè, no, non è possibile. E perché? Perché sa Franco che sta malato. Malato? Mi dispiace, cos'è? Non lo so, sta male. Praticamente deve essere qualcosa di virale, contagioso. Scusa, Lidia, mo mi stai chiamando, devo andare perché ha bisogno delle medicine, eh? Ci sentiamo più tardi, appena mi libero ti chiamo, ok? Va bene. Va bene, ciao. Thank you.
dicevo... Come? Scusi? No, dicevo, come mai è qui in casa? È soggiorno libero oggi, no? No, è che non avevo impegni. Allora, siccome oggi deve riaprire l'ambulatorio, ho pensato di sistemare la casa, no? Sì, ho capito, ma c'è anche Viola che mi può dare una mano, eh? È una così bella giornata, potrebbe approfittarne, uscire un po', distrarsi. Distrarmi? È sempre qui, chiuso in casa. Beh, le farebbe bene uscire, vedere, che ne so, qualche amico. No, vabbè, gliel'ho detto, è che io amici non è che ce n'ho tanti, a parte Carmen, quindi non so. Sì, però anche quei pochi che si hanno vanno coltivati, altrimenti... altrimenti, dice, me li perdo per la strada, eh? No, c'ha ragione, è che in questo periodo io, insomma, mi sento un po' orsa. Ecco. Sono piazzati qua, che ci posso fare? Vai lì adesso e gli dici che non possono rimanere, punto. Ma ci ho provato, hai visto il risultato? Toto, la verità, questo fior di latte per essere fresco è freschissimo. Mi fa piacere. Si sta buffando. Guarda, mi sta facendo uno spuntino. Senti, ma se chiedo a Franco se possiamo ospitarli. Ma tu sei impazzito! Ma che solo qualche giorno, il tempo che trovano un'altra sistemazione, eh? Perché a Napoli è facile. Guido, senti, io non lo so se tu ti rendi conto di quello che dici. Non si può fare. Non lo so, vedi tu. Io non lo so, siamo appena usciti dalla situazione con Iosu. Adesso ci vogliamo mettere in un altro guaio. Ma poi chi li conosce? Ma perché ce ne dobbiamo occupare noi? Ma perché non c'hanno nessuno, poveracci. Senti, Guido, io tra qualche giorno mi devo sposare. Ho bisogno di pace. Sono persone tranquille, che fastidio ti danno. Proprio perché sono tranquilli non li voglio in casa. Ma metti che Franco li trova simpatici? Franco non li troverà simpatici perché non li deve proprio trovare qua. Signori, volete favorire? Prima che li finisco, non fate complimenti. No, grazie. Buon appetito. Come volete. Io adesso vado a fare le prove del matrimonio. Quando torno se ne devono essere andati. Altrimenti, Guido, succede il 48. Ah, proprio una doccia quello che ci voleva, eh? Grazie, Guido, sei stato gentilissimo. Ma figurati. E non vorrei che una certa vigilessa venisse a sapere di questo traffico e di queste curve molto pericolose. Angela, ma qua curve. Queste sono iperboli, sono parabole. Ma come fai a dire che non sono simpatici, eh? Ma dove sono le nostre stanze? Così possiamo sistemare questa roba, no? In realtà la stanza è una sola. Una? Una? Gesù, ma chi sono il numero? Ma mica posso dormire col mio nonno io, eh? Ma sei pazzo? Guido, hai un'ora di tempo. Un'ora per metterli fuori casa. Altrimenti per te è la fine. Allora, come stai? Bene, stai bene. Però mi sembra un po' corto dietro, no? Ah? Beh. Effettivamente ti fa un po' il sedere a mandolino. Il sedere a mandolino è bello, no? State scherzando, guarda a lavare. Se non fosse stretto il vestito vi piglierei a schiaffi. Comunque non era necessario mettersi l'abito da matrimonio. Oggi è solo una prova, zio. Sei filodrammatica, lo vedi? La prova. Questa oggi è prova generale, si fa già con i costumi. Così uno familiarizza, no? Io sono professionista, sono... Sì, non è che sei un tantino vanitoso? Che c'è di male a essere vanitoso, no? Basta non esserlo più della sposa. Ecco. Questo mai, perché lei è la protagonista. Però te, voglio dire, io sono coprotagoniste. Mamma mia, mi sto agitata. Sarà il debutto, diciamo. Si vede. E beh, portare mia nipote Angela fino all'altare è una cosa importante, una cosa bellissima. E mi voglio godere fino in fondo. Mi raccomando, gli antinfiammatori, sempre a stomaco pieno, eh? A pranzo e a cena? Sì, aspetti che glielo segno. Sì. Ecco qua. Dottoressa, scusi? Sì? È vero che oggi è il mio giorno libero, ma siccome devo preparare da mangiare per me, allora le volevo chiedere che cosa vuole, preparo per tutti. Ah, sì, e quindi... Cosa faccio? Un primo al secondo, un primo al terzo? Guardi, quello che prepara per lei va bene anche per me, faccia come vuole. Scusi, per caso ci conosciamo? Non credo, no. Eppure il suo viso non mi è nuovo, sa, io sono abbastanza fisionomista. No, guardi, secondo me lei si sbaglia, sicuramente mi confonde con qualcun altro. Ma io sono certa, mi faccia pensare dove ci siamo potute incontrare. No, guardi che io le ho detto che non la conosco e quindi... Scusate, ma c'ho da fare.
Ho detto qualcosa di male, dottoressa? È amoroso, eh? Ma giusto, metti qua. Ah, e vabbè, va. Senti, io ti volevo ringraziare. Senza il tuo consiglio, secondo me, io non sarei proprio andata a trovare Silvia. Grazie veramente, Raffaele. Ma grazie di che? Gli amici a che cosa servono? Certe cose non le devi neanche dire. Senti, io a proposito dell'amicizia ti volevo chiedere un favore. Solo che è una cosa forse un poco delicata. Sporca. Di. Allora, tu lo sai, io adesso starò fuori più o meno una settimana. Starai fuori una settimana? Andiamo, mi ha già sto agitato, è delizia, su. E niente, ti volevo chiedere se potevi annaffiare le piante a casa di Silvia. Ah, questo è il favore? No. Ma questo è un piacerissimo. Andiamo, Non lo so, poteva essere un disturbo. Quale disturbo, per favore? Senti, allora facciamo così. Queste sono le chiavi, Sì. Tu vai su, annaffi una, due volte, secondo il calore. Ma stai tranquilla che le piante ci capiamo al volo. Rispondi? Perché non rispondi? Angela, ti dai una calmata? Se stai così nel giorno delle prove, figuriamoci al matrimonio. Che fai? Ti fai venire un collasso? Che testa di rapa. Guarda, io gliel'ho anche detto. Non fare tardi, mi raccomando, sii puntuale. Certo che casi di donne che se la sono svignata sull'altare si sono sentite, ma di uomini è più raro. Hai finito? E poi non nel giorno del matrimonio, nelle prove. Sarebbe un bel record, eh? Certo che sei proprio solidale, eh? Uno su di te può sempre contare. E dai che era una battuta! E non mi ha fatto ridere, va bene, Elena? Questa è una storia seria. E chi ha detto il contrario? È molto seria. Comunque, io con o senza Franco in chiesa ci vado e non sarà di certo lui a impedirmi di sposarmi. Perfetto, non è essenziale. Così ti voglio, tosta e grintosa. E se poi non viene? Verrà, vedrai che verrà. Senti, però adesso sbrighiamoci, non vorremmo far tardi pure noi, eh? Oi tesoro, ciao, stai uscendo? Sì, vado in chiesa d'Angela, c'è la prova del matrimonio. Ci siamo quasi, eh? Mamma mia, più o meno 2 settimane. Ah, senti, ti ho lasciato in camera tua sul letto della biancheria lavata e stirata, è tutto a posto. Ah, grazie. Che bello, da quando c'è Caterina questa casa ha preso un'altra piega. Sì, per quanto riguarda la biancheria, i vestiti... Certo, per il resto. Per il resto che? Ce l'hai un attimo? Vai, dimmi. Senti un po'. Ma tu che cosa pensi di lei? Ma lei chi, Caterina? Sì, tranquilla, è andata a prendere il latte. Mamma, non lo so, che cosa dovrei pensare, scusa? Non ti sembra che abbia un po' un comportamento un po' strano? Per esempio, oggi era il suo giorno libero, lei è rimasta tutto il giorno in casa, non ha messo il naso fuori. A me si vede che era stanca. Sì, ma se uno è stanco, cosa fa? Se ne sta a casa, si riposa. No, lei gli ha pulito tutta casa. No, poi un'altra cosa, cioè, che mi sembra strano. Cioè, non ha amici, non esce mai, non vede nessuno, sta sempre sola. Mamma, si vede che è una donna un po' riservata. Sì, ma c'è una bella differenza, no, tra essere eremiti o essere riservati. Beh, io non ci vedo niente di strano, insomma, la vita è bella per questo, no? Ognuno se la può vivere come gli pare. Pensala come vuoi, ma secondo me non me la conta giusta. Secondo me ha qualcosa da nascondere. Secondo me è una spietata serial killer fuggita da Milano perché ha fatto a pezzettini le sue vittime. Ma sei stupida? No, è una pentita e si è rifatta la faccia, si è fatta la plastica facciale e ha cambiato nome. Vabbè, ma cosa parlo a fare con te? Ma dai, mamma, scusa, tu a volte te le cerchi proprio, Vabbè, sarà una mia fissazione, d'accordo? Senti, come dire, mi piacerebbe tantissimo continuare questa costruttiva conversazione con te, però purtroppo devo scappare e Angela mi sta aspettando. Vado, come sto? Benissimo. Comunque, se posso dire una cosa, io credo che questo sia più un attacco di gelosia galoppante. Fila fuori. Mamma, tranquilla, dai. Caterina mi sembra una brava persona, non certo una tipa dal passato torbido. Io vado. Ciao. Non faccio tardi alle prove io. Qui, come siamo eleganti, complimenti. Sì, grazie. Ma ammazza te. Non mi devi fare queste cose che mi fai venire una cosa, lo sai che sto agitato. Però bene, elegante, bravo. A parte gli scherzi, veramente, il vestito come sta? Benissimo. Guarda dietro, cade a piombo. Cade proprio a piombo, è perfetto. Sicuro? Sì. Vabbè. Ma mi chiedevo, come va il lavoro, tutto bene? Che cosa? Lavoro?
Non mi lamento, perché? Che? No, perché l'altra volta quando ho avuto modo di sostituirti mi sono reso conto di quanto è duro il tuo lavoro, cioè distribuisci la posta, pulisci di qua, pulisci di là, picci dei condomini. E lo so, non è da tutti, vabbè. Comunque, stringendo perché ho le prove del matrimonio, che vuoi? Che voglio niente, Raffè, siccome tu sei sempre pieno di incombenze, mi chiedevo se qualche volta volevi, potevo dare una mano. Una mano? Una mano, Raffè. Vabbè, è affare fatto, dammi una mano. Vabbè, ma me ne devo andare però. Ma tu cominceresti pure subito? Certo, sto a disposizione, dimmi. No, perché ci sarebbe da fare un'innaffiatina nel cortile, una bella spazzatina, poi ti trovi, mi svuoti e mi lavi i raccoglitori della monnezza differenziale. Io ti ho detto che ti voglio dare una mano, non che ti voglio sostituire in pieno. Che ne so, pensavo a qualcosa di più leggero. Tipo, che significa? È tipo, che ne so, a innaffiare le piante di Silvia. No, so che Teresa ti ha dato le chiavi, no? So anche che per farle crescere bene c'è bisogno appunto di una certa cura, di un rapporto intimo. E che sei intimista tu? Niente di meno, perché non lo sai. C'è un rapporto con le piante esagerate. Ci parlo proprio, siamo quasi mezzi parenti, non lo sapevi? Qua stanno arrivando, vai, fatta chiacchierata con le piante. Però ti trovi, visto che c'è tutta questa voglia di lavorare, no? E sei così psicologicamente adatto al rapporto con le piante. Tu le conosci quelle del viale, le siepi? No, mi dispiace, non ho mai avuto il piacere. Una potatina e fate subito amicizia. Vabbè. Poi te le presenti, Vai. Ti proibisco di andartene. E me ne infischio di quello che vuole Tom. Mi sono dimenticato il borsone. Speriamo che ci ho messo tutto. Se non sbaglio, oggi c'è la semifinale, no? Sì. Quest'anno siamo noi favoriti, li stracciamo. E a te com'è andato? Tutto bene? Normale amministrazione. Sempre le solite cose. Beh, adesso sbrigati, se no perdi il calcio d'inizio, vai. Non sia mai. Come vuoi che lo segni il gol dedicato a te? Vediamo, una bella sforbiciata. E vada per la sforbiciata. Anzi, considerala già segnata. Nico? Sì? In bocca al lupo. Crepi, va. Come potete vedere, l'ambiente è spazioso, pieno di luce, è dotato di ogni comfort. Sì, sì, sì. Non è una catapecchia, ma avrei preferito un ambiente più fine, più arioso. Dicono che c'è lo iodio a Posillipo. Dopo apriamo le finestre così vi faccio sentire pure lo iodio. Ma se non vi dispiace, questo ce l'ho a disposizione e quindi vi dovete sistemare qua. L'unica cosa, vi raccomando, cercate di non dare nell'occhio e poi soprattutto non toccate niente perché Silvia ci tiene molto alle sue cose. Ma qui non c'è la parabolica, sempre per il fatto degli europei. No, la parabola non ci sta, non ci so. Barbara, invece la massima discrezione. Ma scusa, una curiosità, questa sì. Silvia non sa che veniamo a casa sua, giusto? No, cioè non ancora. E come mai? È perché io ho tentato di dirglielo, solo che lei sta fuori Napoli, non sono riuscita a rintracciarla. Signor Cifari, per piacere, è partito da solo. Stai tranquillo, senti, visto che la signora non sa niente, io e il nonno faremo di tutto per non dare nell'occhio, vero nonno? Sì, no, ma non c'è bisogno di dirlo, Barbara. Infatti è tutto chiaro. Allora possiamo sistemarci, sì, no? Sì, una raccomandazione. Se qualcuno dovesse chiedervi qualcosa, siete amici di Silvia. Amici di Silvia, allora. Attenzione al portiere. Quello è tremendo. Sarebbe capace di far parlare anche una mummia. Una mummia? A proposito, ce le puoi portare le valigie per piacere? Le abbiamo lasciate sopra, va bene? Sì, le posso portare. Ciao, fate presto, eh? Lo aspetto. Sì, il rubinetto, scusa. Ciao. Un litro di latte, eh? Sì, un litro di latte. Un attimo, vedo se c'è, che qui da quando sono solo non si capisce più niente. Non c'è problema. Va bene parzialmente scremato? Sì, va benissimo. Ma si può sapere che cosa vuole da me? Io gli ho già detto che non la conosco. Infatti, volevo proprio dirle questo. Mi volevo scusare per prima. Mi scusi. Non ce l'ho. Cioè, vi rendete conto? Ma quando arriva? Dai, avrà avuto un contrattempo. Ma sì, adesso lo vedremo spuntare da un momento all'altro, dai.
destra unire, sinistra unire, destra unire, sinistra unire. Ma che stai facendo? Stai ripassando i passi? Stavo sgranchendo un po'. Questa che cos'è? Elena, la borsa, andiamo. Ha... scusa. Una cosa importante, io allora, tutto chiaro, arrivo qua, consegno la sposa allo sposo. Che devo fare con lei? La bacio, la... No, tu devi soltanto stringere la mano allo sposo. Se ci fosse lo sposo, vi rendete conto che è più di mezz'ora che aspettiamo? Beh, è inutile agitarsi, non serve a niente. Una volta che gli avevo chiesto di essere puntuale, una volta. È pronta la coppia Boschi Poggi? Prontissimo. Sì. Scusa, ho avuto un piccolo imprevisto. Chiamalo piccolo. Ma niente di grave, spero, tutto a posto. Non sai cos'è, che un cliente è rimasto in panna con la macchina. Io l'ho soccorso e sono rimasto a piedi io poi. Vogliamo iniziarle queste prove? Ma cosa stai facendo? Ma che sto facendo? Scusa, ripeti le mie domande. Oh. Di chi sono queste valigie? Quali valigie? Come quali? Ah, queste? Certo, quali, se no... Non avevo capito che dicevi queste valigie. Ma sei in partenza? No, dove devo andare? Perché so... Ma allora di chi sono questi bagagli? Ma queste? Queste sono di Paolo e Gio. Ah. Ci sto portando le ultime cose, se le sono dimenticate. Ma raccolgo e gliele porto. Beh, certo però che un bel set di valigie glielo potreste anche regalare. Infatti. Ma tu sei sempre così gentile con i tuoi amici. E Franco? Franco sta alle prove del matrimonio. Allora è guarito! Ma non sai, quei medici si sono sbagliati, proprio incompetenti, roba da denuncia. Quindi in casa non c'è nessuno? Ma sono usciti tutti. Beh, potremmo approfittarne, che dici? Approfittare? A proposito di case libere, ti ricordi Cifariello? Cifa... E Cifariello, quelli che dovevamo sfrattare? Sì, vagamente. Indovina? Finalmente ci siamo riusciti. Non saranno più un problema per noi. Non è malvagia sta casetta. Sei d'accordo, no? È certamente migliore di quella da cui ci hanno sfrattato. Ma perché quella era una casa? Quella era una pretenzia. Questa invece è rifinita bene, bella, grande, tranquilla. Perché soprattutto siamo a Posillipo, nonno. A coppa, 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 coppa. A sotto, sotto, sotto. Vediamo la salute nostra. Barbara, ci state grossa assai, ci state. Ti sei rivolta comunque a Gina, a quel babbasone vigile. Ne valeva la pena, no? Certamente. Aspetti. Aspetti un momento. Devo completare l'opera. Ecco qua. Oh, bello, bello, bello. Ti garantisco che qui staremo da re. Si parte col destro. Destro, sì. Poi arriviamo là, consegno la posta. C'è la sposa e do la mano allo sposo. Soprattutto, due qua. Destro. Unire. Sinistro. Perfetto. Soprattutto. Destro. Unire. Sinistro. Perfetto. Destro. Unire. Sinistro. Mamma mia, bellissimo. Ecco qua. Consegno. No, prima mano. Prima mano. Bene, a questo punto passerei direttamente alla lettura della formula di consenso. Franco ed Angela, se è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Franco, prendo te, Angela, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ora tu, Angela. Io, Angela, prendo te, Franco, come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Giulia, che cosa c'è? Vado di fretta. Prima in chiesa ti ho visto. Beh, ti sembra strano? No, assolutamente. E credo di capire che cosa provi. È il fatto che tu non ti sia avvicinato, che non ti sia voluto far vedere, me lo conferma.
Senti, io non ho bisogno della tua compassione, puoi anche risparmiartela. Non si tratta di questo, anzi. Io spero che si possa continuare ad avere un dialogo, che si possa parlare in una maniera più serena. Ho capito. Tu adesso fai la disponibile perché pensi di aver vinto. Credi che per me sia finita, è così? E invece ti sbagli. E te ne accorgerai presto. E tre. Questo era l'ultimo, no, però. No, due, due. Era il penultimo. Sì. Signorina, guarda che io so contare. Eppure io, solo che quello di prima era troppo corto, non valeva. Mm. Abbiamo cominciato a dire le bugie, eh? No, Filippo, dai, ma che dici? Quando mai? Con questo giochetto dell'ultimo e penultimo mi fai sempre fare tardi. Carmen, ascolta, vado a fare un salto ai cantieri e poi passo a prenderti. Mi raccomando, fatti trovare pronta. Oh, e dove mi porti? Veramente oggi abbiamo l'appuntamento con il neurologo. No, Filippo, no, oggi non è possibile. Io non mi sento tanto bene, mi gira anche un po' con la testa. Carmen, invece sì. Ho dovuto insistere con la segretaria del professore per avere questo appuntamento in settimana. Ma ti dico che oggi non è possibile. Non mi va di andare da un altro dottore. Carmen, io lo so che questa è una cosa che ti agita e ti spaventa, ma devi farlo. Anzi, dobbiamo farlo, perché io sarò lì con te, non ti lascio da sola. E poi, questo è un ottimo specialista. Vedrai che riuscirà a farti recuperare la vista. E chi lo dice? Io non sono più sicura di niente. Carmen, fino ad ora sei stata coraggiosissima. Non puoi tirarti indietro proprio adesso. Se stai così, è colpa mia. Ti prego, dammi la possibilità di aiutarti. Io voglio che tu guarisca, Carmen, te lo devo. Tu non devi pensare a niente. Lascia fare a me. Faccio un piacere a un amico, Guido, sapeva che andavo al supermercato dove si risparmia e... Che? Ah, salve. Salve. Cercava me? Io sono il portiere dell'edificio. Io veramente sono qui per caso. E questi se... Ma queste sono le chiavi dell'appartamento di Silvia. Com'è che ce l'ha lei? Dove l'ha presa? No, 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 io non le ho prese, no? E chi gliel'ha data allora? Gliel'ho date io le chiavi. Sto qua, sto qua. Oh. E perché? Perché vi conoscete voi? E perché vi conoscete? E perché, scusa, Raffa, col lavoro che faccio un sacco d'amicizie. Quindi... Ma perché gli hai dato le chiavi della signorina, cioè di Silvia alla signorina? Perché è stato il compleanno di Vittoria, allora gli ho comprato il regalo, ha compiuto 2 anni. E allora? E allora poi glielo devo portare, capito? Che stai dicendo? Perché che significa? Allora? Che a casa ci stanno siccome i preparativi del matrimonio di Angela, c'è un sacco di gente, allora io evitatelo. Guido? No, io l'ho dato a lei perché così... Ma come, perché gli hai dato la chiamata? Quindi che significa? E quindi ha chiesto a me di portarla a casa di Silvia? Quante domande, che è un interrogatore? Va bene così, beh, circolare, andiamo. Beh, si è fatto tardi, eh. Arrivederci. Arrivederci. Guido? Ti volevi pigliare per fisso, cretino. Non me lo potevi dire, cioè, l'avventura esotica, no? Ma quale avventura esotica, Raffaele? Complimenti. È meraviglioso, un cioccolatino meraviglioso, dolce come la cioccolata e fondente come la passione. Vai. Ma che cosa vuoi fare? Vuoi murarti viva, tu? La fate facile voi, ma io sto scendo pazza. Mi spieghi, per favore, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che io non ce la faccio più. Ormai non esco più da qua dentro, ho sempre paura che da un momento all'altro gli altri mi scoprano. Esageri sempre tu, Carmen, vero? Come al solito. Ma lo volete capire che non posso continuare così? Devo sempre stare a controllare tutto quello che faccio, come mi muovo, dove guardo. Con Filippo è un'angoscia. E dai ragazzi cerco di non farmi vedere proprio. Ci vogliamo calmare? Zia Caterina dice che sto facendo una cosa troppo brutta. Alla zia Caterina? Allora agitarsi non serve a niente. Agitarsi? Io sto come una molla. Carmen, ti fidi di me? Mm? Fino adesso sei stata bravissima. Filippo ha fissato per oggi l'appuntamento col neurologo. Quello ci mette 2 secondi a scoprire che ci vedo.
No, devo dirglielo io a Filippo, prima che lo viene a scoprire in questo modo. Ma non dire io, zia. E invece lo faccio, ve lo giuro. Adesso viene a prendermi per portarmi dal dottore e gli dico tutta la verità. Il miracolo che tutti volevano c'è stato. Fine, basta. Ma la vuoi smettere? Signora Marina, io sto facendo soffrire un sacco di gente. No, tu stai solo dicendo un sacco di stupidaggini. Quello che vuoi fare ti danneggerà e basta, lo capisci o no? E che devo fare secondo voi? Che devi fare? Devi stare buona e seguire i miei consigli. E una soluzione la trovo io. Quindi vuol dire che mamma verrà a vivere qui? Sì. E tu continuerai a stare in questa casa, visto che il giudice ti ha affidato a tua madre. Ma tu dove andrai? Non lo so, me la caverò, qualcosa troverò. Però questo non significa che noi non ci vediamo più, sai? Anzi, noi staremo sempre insieme. Nico, io credo che quello che ha deciso questo giudice sia assolutamente ingiusto. E io non ho alcuna intenzione di arrendermi. Ma cosa vuoi fare? Chi è che compie 14 anni tra qualche giorno? Questo significa che tu potrai dire la tua. Cioè? Potrai dire chiaro e tondo a questo giudice che tu vuoi stare con tuo padre. Perché tu è questo quello che vuoi, no? Vuoi che continuiamo a stare insieme. In questi mesi forse io e te abbiamo mangiato un po' troppa pizza. Però siamo stati bene, vero? E tu non vuoi che la mamma ci separi, vero? Stare con me, eh? Sì, certo, papà. Comunque quel portiere mi pareva un po' conciuscione, eh? No, io ti avevo avvisato, per il suo lavoro. Comunque grazie, se non era per te. Basta, grazie a te, basta. Quindi tu qua, eh? Eh? A Umma Umma ti porti le ragazze? Ma quando mai? Non era mai successo. Sono la prima, allora? Sì. Voglio dire, ho pensato di dire così per evitare... Ci siamo capiti, non ti preoccupare. Lo so che sei un bravo figliolo. Lavoratore, onesto, fidanzato con la generalessa, eh? Vabbè, quella Lidia sembra un po' rigida, però alla fine non è che io le sia messa... È padre di un bambino, giusto? Sì, Vittorio. Ha compiuto 2 anni, uno spettacolo. Vuoi vedere? Ce l'hai qua. Eccolo qua. Oh. Ha gli stessi occhi tuoi. Dolci e profondi. Senti Barbara, io ti devo dire una cosa. Qua non è che potete rimanere per molto altro tempo, eh. Ti credi che non l'abbia capito? Ma è che Teresa, la madre di Silvia, può tornare da un momento all'altro. Poi visto già Raffaele ha iniziato... Comunque non ti preoccupare, ho già mandato il nonno a trovare un'altra sistemazione. Tu hai fatto più di quello che potevi per noi. Grazie. Basta con i ringraziamenti, eh? No, aspetta un attimo. Una cosa la posso fare per te subito. Cosa? Perché non rimani da pranzo da me, ti va? No, aspetta, fammi capire bene. Mi vuoi dire che adesso Carmen Catalano sa tutto? No, non tutto. E poi, scusa, cosa potevo fare? Ormai aveva visto Rosa e me insieme. Poi come facevo a sapere che non era più cieca? Sei un incapace. Non mi sarei mai dovuto fidare di te. Mi fai male. E questo è niente, stavolta me la paghi. Lasciami. D'accordo, io avrò sbagliato, ma è un problema mio, no? E comunque il tuo nome non è mai venuto fuori, perciò puoi stare tranquillo. Carmen ha solo capito che c'è un legame tra me e Rosa Di Salvo. Grandioso. E ti pare poco? Ma non ti rendi conto che adesso ha tutti gli estremi per arrivare a me? Ti si alza la pressione. Lo sbaglio l'ho fatto io pensando che potessi gestire questa situazione. Anche quando hai ricattato Eleonora ti sei fatta scoprire. Guarda che se sono venuta qui è proprio perché sono in grado di risolvere il problema, chiaro? Ma certo. Tu continua a fare avanti e indietro da questa casa e poi vedrai quanto ci metteranno a capire che siamo d'accordo. Ci sto attenta. Nessuno mi ha visto salire. E comunque con Carmen me la vedo io. Fa tutto quello che le dico. Di lei mi posso fidare. E chi ci garantisce che non parlerà? Io? Perché la controllerò. Però ora ho bisogno del tuo aiuto. Che cosa vuoi che faccia? Nel pomeriggio tuo figlio porterà Carmen da un neurologo con cui ha preso un appuntamento. Ah, perfetto. Così il dottore capirà che lei ci vede. E anche Filippo. Appunto per questo devi fermarlo. Fai in modo che non la possa accompagnare. Non so, inventati una scusa di lavoro. Vedi tu, sei il suo capo, no?
Barbara. Ciao, no? Mettiti buono da una parte. Non toccare niente che mi devo sbrigare. Sì, vedo che hai da fare, sì. Anche il naso mi dice... santo cocco! San cocio, nonno, l'hai mangiato un sacco di volte. Infatti, il naso mi dice che questa carne è quasi fatta. E il ciacciaccio! Sì, la rumba. E il ciacca. Ma tu, genero, non ti ha insegnato proprio niente. Guardate, questi sono numeri, lo sai, no? Qua ci facciamo un bel pranzetto domenicano. No, veramente? La nonna Paloma ci starà rivoltando nella tomba per la contentezza. Ma fatti da nonna erano tutta un'altra cosa, Anche le bottiglie hai comprato, giovane del nonno tuo. E che dobbiamo festeggiare, questa casetta? No, è che... Vabbè, adesso vado a provare un poco di carne per vedere se... Giù le mani! Se poi avanza, te lo faccio assaggiare. Ma avanza a chi? Barbara, io ti conosco bene, sai? Cioè, stammi a sentire, tu è da parecchio tempo che non fai queste cose complicate. Avanti, a chi ti devi cucinare? Nessuno, è soltanto per ringraziare Guido, no? Un papà solo non sa la nuda. È che è stata una persona gentile, è una brava persona, no? E che altro? Mi sta simpatico. E poi, dillo a nonno tuo. E poi un ragazzo dolce. Dolce? E mo vedi di andartene, se no ti faccio assaggiare questo. No, me ne vado, non ti preoccupare. Là. Ecco fatto. Ecco, tieni la cintura. Vieni. Adesso passo di là e ti do la mano ad allacciarla, eh? Carmen, sei pronta? Filippo! Vedrai che andrà tutto bene. Filippo, aspetta. Filippo. Che c'è? Meno male che ho fatto in tempo a fermarti. Devi venire su, ho bisogno di te. Ma adesso? Sì, ho dovuto convocare una riunione urgente. Ma non è possibile, ho un appuntamento con Carmen. Mi dispiace, ma devi rimandarlo. Non posso. Ma scusa, non c'era già una riunione domani? Sì, lo so, ma sono stato costretto ad anticiparla. C'è una questione che va risolta al più presto. Scusa, non potete vedervela tu e Renato? No, ti riguarda direttamente. Non posso rimandare. Filippo, guarda che ci posso andare lo stesso dal dottore. Mi faccio accompagnare da zia Caterina. Le ultime cose le ho segnate qui. Tutte queste? No, ma io ci rinuncio. Ma sposati qualcun altro, sì. Oh! Fantastico, Guido. Chi te l'ha prestato? Stai benissimo. Dici? Mm-hmm. Senti, Angela, ma tu ti sentiresti attratto da un tipo come me, eh? Colpita. E anche asfissiata. Senti, se è lecito, si può sapere il programma della giornata? Pranzo. Al mare? Hanno aperto un nuovo ristorante che si chiama Da Lidia alle Manette d'Oro. sto scherzando, Guido. Anzi, sono contento per te. Voglio solo dirti una cosa. Non farti mettere piedi in testa solo perché è un tuo superiore, capito? Cerca di essere un uomo di polso. Dai, smettila, Franco! Ma poi me ne vado, sennò qua faccio una strage, Ciao. Ciao. Allora diamoci appuntamento direttamente sul pianerottolo, no? Ciao. Indovina cosa ti ho portato. Manette. Ma sei insaziabile. Oggi pranzo cinese. Pranzo? Mm-hmm. Ti è già venuta l'acquolina in bocca, vero? Ci sono polla alle mandorle, spaghetti croccanti, involtini primavera, alghe. Se mi avessi dato il tempo ti avrei portato anche gli ultimi dati. Tieni. Non ti preoccupare, va benissimo. Complimenti. Sei diventato un vero manager. Grazie. Sei d'accordo, Renato? Certo, Filippo è cresciuto molto professionalmente. Quindi merita una promozione. La direzione dei cantieri mi sembra un'ottima promozione. Ormai puoi tranquillamente guidarli tu, da solo. Cosa che vuoi dire? Ti sto ridando il timone dei cantieri e tu mi rispondi che vuoi dire. Oh, è ovvio che tu avrai un altro incarico.
Ma questi sono i documenti della Starbucks. Infatti, ti occuperai della casa discografica. Ma non è possibile, io non... Vuol dire che ti stimo, che mi fido di te. Ma insomma, che vi succede? Non puoi spostare le persone così da un incarico all'altro. Esistono delle competenze, esperienze di anni. Appunto. Per la Starbucks ho bisogno di una persona esperta. Qualcuno che sia in grado di riportare il bilancio in pareggio. E Renato è l'unico che può salvarla. Signori, si tratta di una situazione d'emergenza. Ognuno deve fare la sua parte. Paolo Solari è andato via. Non sappiamo quando si riprenderà Eleonora. Quindi chiedo cosa avrebbe fatto lei. Esattamente quello che sto facendo io. Ti sto offrendo una bella sfida, Renato. Non dirmi che non fa piacere alla tua età. O non te la senti di accettare. Io ti considero una risorsa per le imprese, Renato. Mi dispiacerebbe molto dovermi ricredere. Ciao. Ciao, tesoro. Dimmi. Niente, volevo soltanto sapere così come stavi. Bene. Ti sei asciugato bene i capelli, eh? Non c'è bisogno, mamma, tanto fa caldo. Allora, com'è andata l'interrogazione di storia? Ce l'avevi ieri, no? La professoressa mi ha fatto i complimenti. Meno male, dopo quel primo quadrimestre tragico. Ho recuperato alla grande ed è tutto merito tuo. La tua insegnante personale è sempre a tua disposizione. E poi soprattutto adesso che torneremo a vivere insieme. Lo so che ti dispiace per papà. Ti assicuro che anche a me dispiace moltissimo. Io vado, vedevo. Aspetta, ho preso uno di quei bibitoni che bevi sempre tu quando torni dalla piscina. No, grazie, non mi va. Siediti, dai, parliamo un pochino. Ce l'hai con me, vero? Mamma, io non ce l'ho proprio con nessuno. Quello che ha detto il giudice... Avete fatto tutto voi. Cosa vi devo dire? Io voglio solo che mi lasciate in pace. Sei rimasto senza parole. No, è che... Non me l'aspettavo proprio. Ragazzi, perché non restate con noi? Io ho preso talmente tanta roba, le porzioni sono un po' esagerate. No, che io e Angela dobbiamo... Sì, dobbiamo andare a ritirare le fedi. Le fedi? Ah, beh, allora ci vediamo dopo, sempre se rimane qualcosa, perché Morbidone è sempre affamato. Certo, Morbidone. È sempre affamato, è insaziabile. Rimanete. Perché, se no che fai? Ci arresti? Ciao. Ecco qua. Tutto pronto. Dobbiamo solo sederci e mangiare. Ma senti uno strano odore? Ma no, non sono i wonton. Ma sei tu, che buon profumo. Grazie. Ah, ma io non avevo mica notato l'insieme. Non è che stavi uscendo quando sono arrivata? No, che io a casa sto sempre così. Sì, sai, quei tipi che stanno sempre in canottiera, pantofole, non li sopporto proprio. No, sì, sono d'accordo con te. Beh, ci sediamo. Ok. Ma il vino? Cosa? Un pranzo del genere senza vino è uno spreco. Un pranzo cinese? Ma non ci metto niente, lo vado a comprare un attimo. Tu non ti muovere da qui, arrivo subito, Arrivo. Però... A casa sta come un lord. A tavola senza il vino non si siede. Che uomo. Ma che volete fare? Stai tranquilla. Tu piuttosto dammi il numero di questo professore. Pronto? E lo studio del professor Miglietta? Ah, salve, senta, io chiamo da parte della signorina Catalano. Carmen Catalano, sì, sono la zia. Ecco, mia nipote aveva un appuntamento per oggi pomeriggio, ma purtroppo si sente poco bene. No, no, la richiamerò io appena sentirà meglio. D'accordo, arrivederci, grazie. Visto? Tutto risolto, pericolo scampato. Beh... Che cos'è questa faccia da funerale? Dovresti ringraziare la tua zietta.
Ti ho salvata. Hai capito? Mi dispiace, ma non ho chiamato dal comando. È una missione urgentissima. E quindi non puoi venire? Mi dispiace proprio assai, guarda. Ti deve ancora cambiare, però. La divisa? No, questa è una missione in incognito. Non dobbiamo andare così, vestiti in borghese, capito? Ho capito. Sei tutto improfumato. Ma siamo sicure che è un impegno di lavoro? Facevo, rinunciavo a un pranzo con te. Vabbè, non è che c'è una bottiglia di vino? Vino? Ma che ti fai, due bicchierini prima della missione in incognito? No, non è per me, che capita, è per Franco. Franco? Franco, sì, c'ha un problema, devi bere 4-5 bicchieri di vino al giorno, sennò diventa una bilba. Anzi, fammi andare, si è fatto pure tardi. Che peccato, ti avevo preparato tutti i cibi domenicani. Dai, vieni a vedere. È vero? Sì, ecco qua. Cacca. Mamma mia, quante cose buone. Almeno prima di andartene, assaggia il mio ciacca. Buono, eh? C'ha un sapore. Sei sicuro che non puoi rimanere? Sinceramente io non ti capisco. Sei rimasto lì, muto. Cosa ti aspettavi che facessi? Ma che ti rifiutassi, ne avevi tutto il diritto. E invece hai rinunciato ai cantieri senza dire neanche una parola. Se avessi reagito, gli avrei fatto un ulteriore favore. Ma non lo capisci che è una strategia ben precisa? Paolo, lui l'ha costretta alle dimissioni e la stessa cosa vorrebbe fare con me. Beh, probabilmente hai ragione tu. È che io a questo punto non ci capisco più niente. Prima c'è la morte con me per questa storia di Leonora e adesso addirittura mi promuove. Ma secondo te cosa hai in mente? Che ne so che cosa hai in mente? Non lo so. Ma conosco Ferri e so che ci possiamo aspettare di tutto da lui. Comunque, lui vuole che io mi occupi della Starbucks. Va benissimo. Se pensa che io mi metta a impugnare legalmente questa sua decisione, ha capito malissimo. Io farò quello che il padrone desidera. Senti, Renato, io invece con i cantieri... Tu non ti preoccupare dei cantieri. Avrai tutto il mio aiuto. Ti starò vicino. Grazie. Sai, lui non resterà per molto su quella poltrona. Perché Leonora starà meglio. Presto. E tutto tornerà come prima. Roberto Ferri ha finito di fare il prepotente. A me non fa paura. Con me cadi sempre in piedi. Dio, le difficoltà mi eccitano. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sai? Oddio, Filippo. Che faccio? Beh, rispondi, tesoro mio. Che altro vuoi fare? E che gli dico? Che gli dici, per esempio, che sei nella sala d'aspetto del dottore, oppure ecco, che ti ha già visitata, ma che non ti sai fare una diagnosi precisa? Che ci vuole? Ma dovete capire che non sono come voi. Non ce la faccio più, non ci riesco. Non con Filippo. Basta con tutta questa storia, basta. Tanto la verità la scopro lo stesso, io lo perdo comunque. Beh, se ci tieni tanto a tuo Filippo, un'altra soluzione ci sarebbe. Un modo per tenertelo stretto per sempre, mi sa.